Benvenuti su News per te. In questo video parleremo di cosa ha detto il generale Vannacci sul fatto che Mengoni sia salito sul palco di Sanremo con la gonna. Prima di continuare, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Marco Mengoni, apprezzato nel panorama musicale italiano, ha sorpreso tutti indossando una gonna in pelle sul palco, sfidando gli stereotipi di genere. La sua scelta ha generato polemiche, ma anche supporto per il coraggio di rompere gli schemi. Critiche e sostegno si sono alternati, evidenziando una divisione di opinioni sull'abbigliamento che sfida le convenzioni tradizionali. Il generale Vannacci, autore di Il mondo al contrario, critica aspramente queste nuove espressioni di genere, evidenziando un assottigliamento delle differenze tra uomo e donna. Vannacci commenta che Mengoni non dovrebbe stupirsi se suscita risate per la sua scelta di indossare una gonna, pur non essendo una semplice minigonna, ma un pezzo di Fendi. Sottolinea che, a meno di non essere in Scozia, non è consueto per gli uomini indossare minigonne, vedendo in ciò una forzatura sociale. Crede che ci sia uno sforzo di imporre un modello sociale che rappresenta le minoranze, critica verso le tendenze attuali. La scelta di Mengoni non è unica. Già Mahmood aveva indossato una gonna al Festival del 2022, esibendosi in brividi. Questo trend di sfidare le convenzioni attraverso l'abbigliamento sta diventando sempre più visibile nel mondo della musica italiana, raccogliendo reazioni miste. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video.